Allora, ho messo solo un velo di fondotinta, ma non ancora il correttore, si vede, perché mi stavo truccando e poi ho pensato, è da un sacco che volevo girare un update del make-up anti-age. E allora ho detto, top, questa è un'ottima occasione. Vi faccio vedere un po' di tecniche nuove che secondo me si prestano moltissimo quando truccate o vi truccate una pelle matura. Allora, velocemente, ho messo come primer questo, che secondo me è una sciccheria per pelle matura. Questo è il Florence by Mills Ceramide Peptide Barrier Complex. Questo è un complesso polipeptidico luminoso, ma non perché ha la perla, perché fa questo effetto glass skin, che è stupendo anche se non ti trucchi. Si può mettere come ultimo step della skincare o proprio come base trucco. Quota attiva e effetto make-up. Pelle matura, stupendo. E come fondotinta, una recentissima scoperta, ma sì, vedo ancora i due brufoletti, le macchiette, perché non è full coverage, ma anche questo, ragazzi, per pelle matura. Ho truccato l'altra sera la mia mamma. Vi faccio vedere le tecniche che ho usato. Comunque, questo è di Rabanne Makeup ed è il Nude Fresh Touch Foundation, 24 ore di datazione, buildable coverage. Ora, questo sono impazziti negli Stati Uniti. E appena arrivato in Italia l'ho comprato. Tra l'altro, adorabile, comodissimo tubo con pump. Io ho preso il colore 10N, che per me è perfetto. È un fondotinta coprenza medio leggera, cioè un po' meno di media, un po' più di leggera. Non trovo sia particolarmente stratificabile, però ha questo effetto proprio skin-like che segue tantissimo la mimica del viso. E infatti, secondo me, questo per pelle matura. Comunque, dobbiamo ancora fare tutte le correzioni e tutto. Ok, ovviamente, quando parliamo di make-up anti-age, è molto importante la scelta dei prodotti per la base, perché di ombretti, ad esempio, a parte evitare magari di scegliere dei prodotti con una perla grossa così che possa texturizzare la palpebra, per il resto è molto una questione, secondo me, di gusto personale. Invece il viso, ci sono dei trucchetti che possiamo usare per far sì che la resa sia migliore, anche l'illusione ottica di uno zigomatico più alto, di un viso più scolpito e via discorrendo. Passerei velocemente al correttore. Ora ne userò due che mi piacciono entrambi su pelle matura per motivi diversi. Andrei velocemente con il mio Radiant Creamy Concealer di NARS perché è un correttore sottile ma che sta fermo, ok? E vado a fare le correzioni di brufoletti e macchiette, ok? Semplicemente ce lo tampono sopra. Sì, non sono brufoli attivi, quindi non me ne frega niente della contaminazione del prodotto. Se invece fossero aperti, non farei così, ok? E semplicemente tampono, io poi scaldo un po' col dito e sfumo i bordi, la solita tecnica che vi ho insegnato mille volte. Ora, e la tecnica si chiama pinpoint concealing, cioè andare con piccole correzioni, scaldarle leggermente col dito col pennello e poi riandarci sopra se c'è bisogno e via discorrendo. È una tecnica molto conosciuta, molto famosa, molto lunga, che io consiglio più che altro in casi, una cerimonia, uno shooting, una roba importante, altrimenti io vado un po' più alla buona, ok? Cioè magari so, qui ho una zona di rossori, così sfumo, non sto a fare il pinpoint, però è comunque una tecnica utile da conoscere. Mentre il mio correttore adorato, questo per, ok, costa una fucilata, però questo per pelle matura. Questo ve ne ho già parlato. È il Victoria Beckham Beauty per Augustinus Bader, tant'è che contiene il complesso TFC8, che è il brevetto della linea skincare di Augustinus Bader. È un correttore che uso nel colore L1 e possiate che ha praticamente è 100% principio attivo emulsionante colore, cioè la base è rosa, è l'acqua di rosa, ma poi abbiamo un complesso polipeptidico tra cui l'acetil hexapeptide 8 proprio per le rughe, azione botox-like, cere, burri, estratti, cioè un blend di oligopeptidi. Questo è un gioiellino. E io semplicemente schiaccio due o tre volte. Allora, pelle matura, meno correttore mettiamo, meglio è. Si può usare, se avete un'occhiaia importante, la tecnica della doppia C, cioè correttore pescato nella C dell'ombra, correttore del vostro tono di pelle o anche un tono sotto nella C contraria dove si incontrano, ok? Questa è una tecnica molto utilizzata. Oppure semplicemente io cosa vado a fare? Guardo e di. Ah, un'altra cosa importantissima. Più passano gli anni, più
nella parte bassa della palpebra mobile si formano le rughette. Bisogna evitare il più possibile di mettere prodotto in questa zona, perché è proprio quello che poi va a invecchiare, va a segnare. E voi mi direte, tipo me adesso, sì, ma tu hai un po' di rossore qui, ma io posso tranquillamente correggerlo con l'ombretto o con una matita occhi, che quello è un prodotto che sta fermo e che non enfatizza la ruga. Non so se mi sono spiegato. Quindi io semplicemente lo vado a mettere qui nella mia zona d'ombra, ok, qui dove ho un minimo di infossature, vado a illuminare la parte sotto il sopracciglio. Questa è una cosa che lifta tantissimo otticamente lo sguardo, e appena qui, perché comunque la correzione cromatica ne ho bisogno. Ricordate di mettere solo quello che serve e niente di più, ok? Nel senso che fate sempre in tempo ad aggiungere, però in generale meno se ne mette meglio è. Poi ovviamente, come vi dico sempre, più che i prodotti, cioè sono importanti tanto i prodotti giusti quanto le tecniche di applicazione, a mio avviso, e già così vedete è meno stanco, più aperto, eccetera. Adesso faccio anche l'altro, dopodiché decido se voglio andare avanti o se mi sta bene. Io tendo ad avere un po' rossa questa zona qui, perché la pelle è pelle, se non si usano filtri non è mai tutta dello stesso colore, e quindi vado a mettere pochissimo prodotto per illuminare appena questa zona, e in questo modo vedete come ho l'occhio più aperto, più riposato, ma vi posso garantire, io ho uno specchio grosso come la mia mamma qui, non sembra neanche che io sia truccata dal vivo, ancora, quando metterò la cipria di più, però così sembra che io abbia una pelle più bella naturalmente. Vado a eliminare le zone d'ombra, e ovviamente che cos'è la ruga? Oltre che una situazione cicatriziale, è una piena, pura zona d'ombra. Quindi se col prodotto giusto e poco prodotto noi andiamo all'interno della ruga, per una reazione ottica andiamo a portare in fuori, quindi la ruga si vede meno. Ma anche lì ci vuole la formula giusta, se no la incartapecoriamo. Ok, io adesso non ne ho tantissima, però un po' sì. Quindi vado a mettere poco prodotto nella nasolabiale. Così vado a tirare in fuori. E un po' in questa qua che è terrificante, ok, e direi che mi posso fermare. Poi vado a creare un po' di luce qui perché dà più un volume più scolpito al viso, ed eventualmente vado a creare, per dare un po' di 3D al viso, una zona di luce lì. Boh, mi fermo. Ora, adesso io ve lo sto spiegando e quindi ci metto tanto tempo, ma questa è una cosa che potrei fare in 2 secondi alla mattina. Cioè, una volta che conosci il tuo viso e conosci il placement, cioè è molto facile. Qui invece io col calore del dito lo vado a premere bene nella rughetta. Questa è una cosa che può sembrare sciocchina, e invece vi garantisco che riduce tantissimo otticamente la visibilità della ruga. Ora, ho dimenticato una cosa che volevo fare, ovvero preparare le labbra, perché labbra idratate uguale rughette distese, uguale volumi più belli, uguale più bello il make up labbra. Ultimamente sto usando la Viper Lip Mask di Nabla, ma quella in coconut cream, che ha un profumo che non ci si può credere dalla perfezione del profumo di questo prodotto. L'unica cosa è che la mia linguetta è difettosa ed è un sacco verso il basso, e ogni volta, per aprirla mi devo spaccare. Ma a parte questo, ha un profumino, e ora, visto che mi sono appena lavata le mani, non ho paura anche qua di contaminare il prodotto, la vado a... È super, mega, iper idratante, ma che profumo! Ma oltre a questo, oltre al fatto di essere idratante, ha una formula molto bella, leggevo, perché si occupa di idratare, di avere un effetto replumping sia immediatamente che sul lungo termine. Diamoci l'inci, che è la cosa che mi dà un blend di peptidi ialuronico, estratti di piante, fosfolipidi, cere, burri. Bellissima formula. Abbiamo il tripeptide 29, il tripeptide 1. Bello, bella formula. Comunque, labbra idratate uguale miglior performance. Questa è una questa è una maschera particolarmente cerosa, quindi non mi va a rovinare il make-up ai bordi perché non si apre. L'importante, io quando idrato le labbra, quando mi trucco, è usare una formula non troppo liquida, non troppo oleosa, sennò tende, man mano che io muovo le labbra, a spostarsi e mi va a rovinare i bordi del trucco e mi arrabbio. Quindi andiamo a settare questo make-up, questa base trucco. No, non è vero, perché voglio lavorare prima con altre creme. C'ho un pelucco qua che mi sta facendo impazzire. Allora, solitamente io quando faccio questo tipo di video uso prodotti che conosco già, però sono troppo curiosa di provare i nuovi skin contour della linea Dior Forever, quindi usiamo questi.
Io amo molto la stratificazione di creme e polveri, trovo che dia più tridimensionalità al trucco, che il trucco sia più long lasting, e in più le creme mi permettono un placement molto più preciso della polvere, che invece col movimento, con la buffing technique, si apre e si diffonde. Io ho preso il colore 01 light, 01 e 02, perché lo 01 è freddo, lo 02 è caldo e che sembra molto scuro a me per il mio incarnato. Questo è decisamente troppo scuro per me. Vedremo. Vedremo se riusciamo a utilizzarlo. Ma intanto in questo momento preciso a noi serve lo sculpting, perché vorrei andare a insegnarvi una tecnica diversa. Allora, pennelli. Pennello piatto, ma non troppo. Questo è il mio solito amatissimo Dior 11, che è un lingua di gatto, ma vedete che ha un suo spessore, una sua larghezza, e così non è troppo floppo e non mi fa una linea troppo dritta. Se invece volessi un effetto un po' più morbido, sceglierei un duo fibre con cui sono precisa ma più diffusa, ok? Allora, ho preso quello scuro, sono un genio. Giulia! Ok, 01, colore freddo. Hola, bellissimo colore freddo, molto cremoso, sembra un fondotinta. Molto, ha una grande coprenza per essere un prodotto da conto. Probabilmente è la stessa formula del fondotinta che ho preso, ma non ho ancora provato. Perché sono usciti un sacco di fondotinta e li sto provando. Quindi poi mano a mano, come ho fatto oggi con Raban, vi aggiorno. Allora, prima cosa. A me piace. Si preleva mica tanto col pennello, fammi vedere. Eccoti qua. A me piace molto questa cosa qua, perché va a creare un'ombra che otticamente alza questa zona. Non vi preoccupate se inizialmente non è super precisa, perché poi ci andiamo anche con il chiaro. Però andiamo, tanto poi una volta sfumato sono micro tracce, cioè non si vedono così tanto, però vanno a fare questa cosa qua, che è quella che a noi interessa. Ovviamente il naso, più cresco meno me ne frega di scolpire il naso, soprattutto in tutta la sua lunghezza. Mi piace un effetto più naturale, ma mi piace più che altro la parte finale, questa qui, più che tutto mi piace un effetto più naturale, ma che comunque io qui tendo ad avere il naso naturalmente un po' patatoso. E che cosa faccio poi? Vado direttamente a scurire la parte in basso in questo modo, perché anche qui abbiamo un effetto più naturale, ok? Dopodiché lo correggiamo e facciamo il resto. Cos'ho qui? Cos'ho? Mi serve del correttore. Comunque, riprendo il mio correttore e vado in mezzo a questa qui. Oh, cos'è un neon? Capisco. Vado in mezzo a quella roba qua, ok? Questo dovete farlo tutti i giorni, non c'è bisogno, semplicemente a me ogni tanto piace farlo. Però il naso lo sfumo subito, perché è una zona più secca del resto del viso, paradossalmente, e quindi si mangia il prodotto. Se lo lascio lì, poi non si sfuma più. Andiamo avanti. Per quanto riguarda invece questa parte qua, invece di fare questo che noi faremo normalmente, oggi vi insegno come negli anni, più il tempo passa, più questa zona si svuota, più questa zona scende. Andiamo otticamente a riportarla verso l'alto. Quindi, quando sono qua, vedete che l'ho fatto più corto? Cioè, invece che fare quello che farei solitamente, ho fatto un piccolo trattino, perché poi andremo a proseguire, ma col blush in sollevamento dello zigomo. Ripeto, è necessario fare questo tutte le mattine? No. È semplicemente una delle tante tecniche. L'altra cosa, io mi metto in questo modo, vedete, enfatizzo la zona che voglio eliminare, voilà, ed è la zona che effettivamente voglio scurire. Poco prodotto, la segno, ok, e poi dopo la sfumo in questo modo. Un'altra cosa, si fa spesso questa cosa qua, ok? Ma se negli anni abbiamo i contorni meno definiti, più che andare sopra, bisogna andare subito sotto, perché è lì che hai questo effetto più scolpito e rientrato. Mi spiego meglio. Tocchi dove è l'osso, ok? E ci vai subito sotto, ok? In questo modo, perché così la zona sembra più definita, ok? E non fa l'effetto barba, soprattutto. Ok, adesso per le sfumature ce ne occupiamo dopo. Bella questa formula, bella, molto sfumabile, colore molto, molto giusto, peraltro. E sfumo, semplicemente. Ovviamente sempre verso l'alto, perché dobbiamo lasciare il posizionamento così come l'abbiamo messo.
Questa zona è sempre carino scoglierla appena, mi piace fatto anche con una matita, anche solo con la polvere. Comunque questo è. Poi riprendiamo il nostro correttore e andiamo a creare la luce di contrasto qui, che enfatizzerà l'ombra che abbiamo già creato, quindi subito sotto. Ovviamente le simmetrie il più possibile, ma ricordiamoci che non è mica un eyeliner, quando poi lo sfumiamo si vede tutto meno, sono più delle tracce che poi andremo ad enfatizzare con le polveri, ok? Però in questo modo sembra tutto più alto e il viso più scolpito, ma sempre molto naturale perché abbiamo messo poco prodotto. Ora è ora di settare. Dunque, la scelta della cipria è fondamentale. La scelta di come settiamo gli occhi è fondamentale. Ad esempio, la nuova cipria di Rare Beauty, vi faccio vedere, questo è il suo puff, tra l'altro, che è super carino. Questa qua, anche se ne prendo un chilo, anche se la spingo sotto l'occhio, è talmente tanto sottile ed evanescente che non segna niente. Però non è una cipria che io consiglierei a chi ha la pelle grassa e vuole super super mattificare, perché non lo fa, perché mantiene proprio questo effetto super super leggero e traslucido. Ok, questa per pelle matura è molto bella. Oppure una cipria molto bella per pelle matura è la Glass Powder di Rodial, ve ne ho parlato mille volte. Questa è una cipria sottile, levigante, ma non secca, non troppo matte. Ok, quindi in generale queste sono. Huda Beauty per me è una garanzia di successo, sinceramente. Prendo il puff più grosso perché è tutto il viso. Io amo la cipria di Huda Beauty, la amo follemente con il cuore e con la mente, e soprattutto in queste zone qua dove ho pori e vi discorrendo, io amo molto settare con una cipria particolarmente levigante. Ma se non avete quanto profumo, se non avete ha tolto il fiato e problemi di pori eccetera eccetera, allora una cipria come quella di Rare Beauty è assolutamente, secondo me, perfetta per pelle matura. Questa invece ti pialla. Però occhio, perché se amate l'effetto super naturale, come ad esempio il bellissimo fondo che ho messo oggi, mettere la cipria, anche poca cipria, texturizzerà di più la pelle, è ovvio. Cioè tutta la naturalezza e la morbidezza che avevo naturalmente prima con la cipria l'ho tolta. Sono piallata, sono levigata, ma è un altro tipo di effetto, ok? Nel caso, anche l'opzione, se non vi lucidate, se non avete i pori dilatati, eccetera, l'opzione può anche essere quella di fare la base come ho fatto io, un setting spray particolarmente long lasting, lo spruzzi e con la sponge spingi bene nella pelle e aspetti che si asciughi. Potete anche tentare lo step di saltare la cipria, questo è uno, insomma, dei migliori setting spray del mondo, anche perché ha un effetto proprio blurring della pelle una volta settata. Ok, finisco, prendo un bel pennellone, questo è uno step che faccio sempre perché magari col puff non sono riuscita ad arrivare bene dappertutto, non lo so, e soprattutto il collo, io il collo non lo passo mai col puff. Con un pennellone vado a prendere veramente pochissima cipria e a premerla nella pelle. Ora, una tecnica che conoscete perché vi ho insegnato, che mi piace molto per settare, c'è la lip mask che si sta mischiando al fondotinta, che mi piace molto per settare il contorno occhi, è quella del roll del pennello, cioè pochissima cipria, spingo bene il pennello, una volta che l'ho messa con le mani chiudo il pennello e vado a ruotare delicatamente la cipria per settare, ma ne esce talmente, viene giù talmente poca che setta una pelle matura senza segnare niente, ok? Questa è un'altra tecnica possibile che vi avevo insegnato in passato. Ok, ora vi faccio vedere un'altra cosa. Un'altra possibilità è quella di usare una cipria tipo quella di Rare Beauty, ma sto provando la nuova cipria di Nabla, che è bellissima, secondo me. Quando l'ho vista bianca mi sono spaventata, che sapete che io non amo le ciprie traslucide perché per me sbiancano. Questa però messa sulla pelle non sbianca affatto ed è super levigante, ok? Un'altra opzione si chiama Close Up Blotting Pressed Powder. Questa non è una cipria proprio per settare il viso, tra l'altro all'interno avete anche il puff, cosa che ho adorato. Voi potete usare una cipria come Rare Beauty, che è quasi idratante, anche se sembra un controsenso, e nelle zone dove avete il problema, tipo rughe particolarmente visibili, piuttosto che, pori,
andare con una cipria come quella di Nabla, che è veramente, ti leviga anche tutti i peccati, mi sta piacendo tantissimo. E quindi ecco, questa potrebbe essere la opzione della doppia cipria, entrambe sottili ma con due funzioni diverse. Non è affatto una brutta scelta. Molto bene, adesso, ecco, brava Giulia, ho dimenticato una cosa, c'è un altro prodotto liquido prima di mettere quello in polvere. Vabbè, lo stesso, la tecnica dello zigomo. Blush liquido, quello che volete. Abbiamo tenuto corto il contouring, quindi si vede meno il viso scolpito, ma non ci preoccupiamo perché se voi sorridete, lo zigomo si alza tendenzialmente anche dove era prima di scendere. Poco blush liquido, questi sono i meravigliosi di Huda Beauty, questo è lo Strawberry Cream Blush Filter, io ne metto poco sulla mano perché così sono più precisa, sorrido e vado a fare una linea di tipo sollevamento del blush che si collega a quella del contouring, visto così si è osceno, ma aspettate che io lo sfumi e poi ci vada su con quello in polvere, è una di quelle situazioni trust the process, ok? Adesso io lo sfumo, ok? Ma avendolo messo solo qui, ovviamente adesso vedete la linea, ma no, non vi preoccupate, è tutto calcolato. Sorrido. Ok, sotto un po' basso lo stesso. E mi collego, vedete, col contouring in questo modo. Questa sarà la mia traccia, oltre a essere super long lasting perché l'ho fatta con la crema, quindi rimarrà durante il giorno. Quando poi ci vado su con la polvere avrò questo effetto molto più pieno in questa zona. Ora, qui sono stata imprecisa. Dov'è il mio contorno? Vedete qua, sono scesa troppo. Quindi correggo. Ora, questo è un trucco, ripeto, non è una roba da per tutti i giorni, a parte che una volta che avete imparato a farlo, sì, può essere tutti i giorni perché potete farlo velocemente, ve lo garantisco. Però, ok, già io in questo caso, vedete, vedo lo zigomo più bello, adesso qui, qui voglio più prodotto, ok. E una volta fatto questo, parto da qua col blush, quindi ho la posizione che voglio e salgo, questa volta dedicandomi molto di più alla pomette rispetto a come facciamo di solito, cioè tecnica opposta a quella che utilizziamo di solito, però visto che l'altra ve l'ho già insegnata ve ne mostro una diversa. Se vedete non sto salendo col blush perché sto lavorando nel riempimento dello zigomo, va bene anche se siete dimagriti molto o se avete il viso molto magro, che non è il mio caso, però ve la mostro. Ok, in questo modo. Dopodiché con la terra in polvere andremo. Adesso vi faccio vedere. Andiamo avanti. Allora, terra. La terra è molto importante che sia il più levigante possibile. Una formula che vi consiglio tantissimo è questa qua di cui vi ho già parlato. Il Transforming Bronzer di Lancôme. Tra l'altro arricchito di ialuronico, vitamina C, eccetera. Sembra una crema. Questo è il colore 02 Light. O io su pelle mature amo molto anche i bronzer, non shimmer ma tridimensionali, tipo questi qua di RMS, sia blush che bronzer, pelle mature. Questo è il colore Beach Walk Betty, vedete che ha una satinatura, però è una satinatura che dà tridimensionalità. Tanto poi possiamo andarci su con una polvere da contouring matte e andare a spegnere lo shimmer, ad esempio. Comunque adesso vediamo se mi va bene questo colore, che è il mio assolutamente, però in questo momento particolare della mia vita non sono ancora un piccolo residuo d'estate. Dov'è il pennello del bronzer? Perché tutto sparisce in questa nuova? Ok, torno subito, mi manca un pennello. Allora, iniziamo. Partiamo da dove abbiamo messo il contouring in questo modo, evitando il più possibile la zona del blush. Ok? Andiamo qui, dopo useremo un pennello più preciso ma con la polvere da contour. Ora, a me piace fare i contorni, mi piace incorniciare il viso, se non lo faccio almeno leggermente mi vedo come dire, non completa, però quello è un gusto personale. Vedete, qua è dopo il blush, io sto ferma e scoisco questa parte lasciando questa zona il più chiaro possibile. Non so se riuscite a vederlo, questa zona la lascio il più chiaro possibile, qui scurisco e con un pennello da ombretto piega e proseguo, enfatizzo la linea che ho fatto prima. Non vi preoccupate se adesso vi sembra strano, perché una volta che ho finito non lo sarà, ok?
Ok, andiamo avanti. Poi blush. Allora, blush, vi consiglio una polvere sottile, cremosa, un colore adatto. Ad esempio io adoro i Sunset Blush di Vive, questa è rosa, perché è quel colore noioso ed elegante. Più sono noiosi, swatchati, più sono belli applicati, blush, lo sapete. Oppure, come dicevo prima, Hermes, ragazzi, Hermes, queste polveri gelée su pelle matura sono veramente una garanzia di successo. Ora, piglio questo solo perché ce l'ho più vicino. E cosa faccio? Prendo il blush, parto dallo zigomo e salgo in questo modo. Avrei dovuto scegliere un pennello più denso. E vado praticamente sopra il bronzer in questo modo, ma appena, cioè in modo che non rimanga diviso. Ma poi con quello, con il pennello senza aggiungere prodotto, cioè almeno il meno possibile, io vado a scurire questa zona, perché meno bianca è questa zona, meno è divisa dal blush, più sembri naturalmente pieno, polposo e riposato. Più c'è il distacco, più sembri stanco. Quindi semplicemente io amo moltissimo colorare questa zona poco, ok? Perché fa veramente questo effetto giovinezza, ok? In questo modo. Poi con la polvere da contouring, che ho preso 2 secondi fa e che ho già perso, semplicemente andiamo ad enfatizzare quello che abbiamo fatto prima. Oggi, ragazzi, la mia preparazione dei pennelli è stata devastante, seriamente, cioè mancano tutti. Questo è il solito Morphe V105, quello che nasce proprio per il contouring al naso, super super preciso, super bello, super tutto. Anche la punta, per fare le zone d'ombre. Vabbè, questa è la mia solita polvere di soda, la 101 Coffee Cake. Per finire, con la polvere da contouring vado a enfatizzare il più possibile questa zona, ma sempre mantenendo questo punto chiaro. Perché vedete, mi alza lo zigomo con un effetto quindi conseguentemente più giovanile nell'apparenza. Perché poi il make-up anti-age non sono altro che tecniche per riprodurre un po' come un viso giovane, fresco, polposo, pieno di collagene. Ma lascio sempre questa zona più chiara. Ok. In questo modo. Ora, per finire, vado a prendere il secondo blush, ma questo è uno step del tutto aggiuntivo perché lo voglio con un po' più popping, e lo metto solo sulla pomette qui. Boom! Perfect. Ora con il pennello da cipria cerco di fondere il più possibile gli strati insieme, in modo che hai l'effetto che vuoi, ma senza troppe divisioni. Mi raccomando, anche con le polveri non cambia niente, semplicemente usate un pennello da blush un po' preciso, andate prima, se non usate le creme, enfatizzate prima questa zona, quindi andate a sollevare, vedete? Sollevare lo zigomo, poi lo sfumate verso l'alto e rientrate col bronzer, ok? Boom, good to go. Direi che questo è un po' tutto. Illuminante, se volete, a me piace su pelle matura, scelgo sempre quello di Lancome 01 e Light Glow, perché è sottile, traslucido, questo nasce per pelle matura. A proposito, ho preso il nuovo pennello di Sephora, The Highlighter Brush, un po' carino, proviamolo. E in questo caso io dove lo metto? A me piace sulla punta del naso, un po' più alto di dove è la punta davvero, ma con un pennello largo, in modo che mi fa il naso dritto, ma non la puntina tipo Instagram style. E oggi dove lo andiamo a mettere? Nella zona che abbiamo lasciato libera, bassa, ma non ovviamente sulle rughette, in questa zona qua. Poca roba, proprio perché ha un contrasto di luce. Il più possibile ovviamente verso l'alto, proprio una roba, ma poco 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 poco, perché è appena nella parte che coincide
con l'arco del sopracciglio. Basta, mi fermo, perché vi posso garantire che soprattutto dal vivo questa pelle è fresh, carina, luminosa, non too much a mio avviso, non super fake, però enfatizzata. Ora vado a mettere velocemente un matitone ombretto. A tal proposito, i matitoni ombretto sono una di quelle cose che secondo me su palpebra matura stanno splendidamente. Io adoro i matte di Vive. Ultimamente ho preso un colore nuovo che si chiama Rose. Guardate la bellezza, lo sto usando un sacco perché sono cremosi ma leviganti, ok? Mi serve una texture particolarmente levigante. Ho tantissimi nude di Vive, oppure i nuovi di Ilia. Guardate, questo è forse il mio preferito, che si chiama Relic. Lo avete visto nel mio smoky nocciola della settimana scorsa, la bellezza di questo punto di marrone da usare tutti i giorni, ok? Semplicemente io lo vado a mettere sulla palpebra in questo modo, ok? Perché? Perché me la leviga tantissimo e poi posso andarlo a settare, e ovviamente sempre anche un po' nella piega. Dopodiché posso andarlo a settare con un polvere. Ho preparato un pennello, ditemi di sì. No, vabbè, le vecchio dito va sempre bene. E dicevo, lo posso andare a settare con una polvere occhi particolarmente levigante. Ad esempio, dei matte che io trovo bellissimi su palpebra matura sono quelli di Nabla, perché Nabla ha una formula matte particolarmente compatta, particolarmente levigante. Questa è la palette Side by Side, che ho devastato, cioè la uso tantissimo. Questa è una palette che secondo me per palpebra matura, ma la bellezza di questa nocciola, cioè vi prego. Faccio questa cosa qua e semplicemente con un pennello da sfumatura vado a prendere, farò un mix tra questi due, con magari un tocco di questo che lo scaldiamo appena, e semplicemente vado a pressare sull'ombretto e a fare questa cosa qua, ok? Perché vedete quanto è levigante questo ombretto in crema? Questa matitone è stra super levigante e quindi vi aiuta a texturizzare il meno possibile la palpebra. Questa ad esempio è una tips che va molto bene anche se volete usare un ombretto shimmer, cioè non lo so, prendo Better Society tanto per farvi un esempio. Se anche ci metti su un ombretto shimmer, una volta che hai levigato bene la texture della palpebra, potete fare quello che volete. Ok, faccio anche l'altro occhio e torno subito. Sto mettendo la mia liner Virtuose Casual di Vivien Sabot nel colore 02, di cui vi ho già parlato, scoperte Amazon, eccetera. Dentro e fuori, io sto lavorando con le dita, ha una sfumatura più morbida, mi piace molto. E semplicemente riprendo la mia palette di oggi così. Mi è appena caduto il pennello che mi serviva. Vabbè, allora prendo questo e prendo un mix degli stessi ombretti che ho messo sulla palpebra e li metto sotto, perché in questo modo dissimulo dove non ho messo il correttore, per quindi avere un effetto il più possibile, vedete, sfumato morbido, che va a correggere comunque dove non ho messo correttore, ma con niente che si infila nelle pieghe, che è esattamente quello che vogliamo. Prendo solo Aftime da solo e ammorbidisco i bordi in questo modo, e quest'occhio è super sexy ma super facile da fare, cioè sono 2 minuti, e prendo Ray of Light, il punto luce, e lo metto all'angolo interno. Questo è un trucco occhi che potete fare in 2 minuti la mattina e che trovo super sexy ma molto levigante per la palpebra, che è quello che poi ci interessa in caso di palpebra matura. Con Rarity, il burro matte, vado a illuminare questa zona che è fondamentale secondo me per il trucco pelle matura, e poi adesso basta 1 chilo di mascara che metto subito e torno da voi. Solo una cosa sul mascara: sappiate che se volete allungare l'occhio e dargli un effetto più fresco dovete metterne il più possibile da metà all'esterno. Torno subito. Questo è tutto, ho concluso con le lifter liner di Maybelline, matite labbra perfette, secondo me per contorno matura, perché stanno contorno labbra matura, perché stanno molto ferme e sono molto leviganti. E i nuovi rossetti satinati di Guerlain. Questo è il numero 11 satin, che è quello che ho messo, anche questo, secondo me, per dare questo effetto polposo alle labbra mature, una succosità. Setto tutto e abbiamo finito. Setto con il nuovo setting spray di Beauty Blender, questo qua con un complesso polipeptidico anti-age che resiste a umidità e ha un effetto lift, non so, comunque fa durare il trucco ed è resistente anche all'umidità.
Vinci? Bien. Un po' profumato per i miei gusti, tuttavia quando è studiato apposta per pelle matura, lift, peptidi eccetera, ok. Bene, io spero... ha fatto una goccia. Ah, tra l'altro a me piace tantissimo spingere un po' nella pelle il setting spray. Bene, io spero di cuore che questo video vi sia piaciuto, se così è stato pollice in su di sostegno e mi raccomando iscriviti al canale per non perdere i prossimi video, vi voglio bene, buona giornata! Thank you.